Allora ragazzi, bentornati, bentornati su Resident Evil 7. Come avete visto, ci hanno avvertito lì nella schermata iniziale che queste creature si chiamano i micomorfi. Micomorfi. Allora io ho un grimaldello, volendo posso aprire questo cassetto col grimaldello. Dai, proviamo. Vediamo un po' che salta fuori, spero qualcosa di valido. No, sono dei proiettili. Che ci devo fare? Che ci devo fare? Era meglio che lo usavo da un'altra parte, questo grimaldello. Comunque, come vediamo adesso, il dipinto qui della bambina è molto più dettagliato. Questo perché? Perché il gioco carica le texture mentre che tu giochi. E infatti è un gioco questo basato sull'Unreal Engine che fa sta cosa, decarica la roba. Allora, che faccio? Posso... invece un medikit in più, che cazzo viene fatto? Scemo io? Ah no, il medikit non ce l'ho più, ragazzi, perché lo devo ancora creare, no? Questo è il salvataggio che ho fatto prima di creare il medikit, quindi andiamo a creare. Oh, porta aperta a sto giro. Allora, vado prima a pestare il mostro, che so già 2 volte che ci fa il mazzo sto mostro, non va bene. Poi dopo è di qua. Allora, il mostro sta qui dentro. Ok. Boh, la terza volta sarà quella buona, voglio sperare, lì. Prepariamoci. Allora, che devo fare? Magari mi serve il fucile per sto mostro, però ancora non ce l'ho il fucile. Allora, prima cosa, lo tiriamo fuori, così. Poi vado all'indietro e corro, 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 poi mi giro e poi gli sparo. E uno, due, tre, quattro. Ah, è una botta me l'ha data. Ma cacchio devo fare? Forse perché non sto completamente in salute. Quindi allora, prima di ammazzare sto mostro, o recuperiamo il fucile o devo stare in piena salute. Se no, con 2 botte mi ammazza. Con la vasca da bagno. La stanza quella. Allora, non ho usato il grimaldello. Per ora non lo uso. So che lì ci sono dei proiettili, però non uso il grimaldello. Andiamo avanti. Sto aggiustando il casco VR. Andiamo di qua. Allora, qua devo usare. Devo usare la sacca. Con la sacca ci faccio i proiettili, perché almeno mi libero di uno slot. Ok. E poi appena avrò usato 5 proiettili mi libererò pure dell'altro slot. Andiamo qui in questo bagno che è poco rassicurante, ragazzi. Qua, guardate, sono tutte vasche con questa roba. Cazzo, mi sono preso un colpo, ma perché? Cos'è che ha fatto rumore? Deve essere un'altra porta che avevamo aperto più indietro che ha fatto rumore. Che se porte dopo un po' si chiudono da sole, lo sapete, no? C'è un vaso da notte lì. Allora, c'è tutta sta roba che è tipo una specie di muffa, no? Infatti si chiamano micomorfi perché sarebbe dai funghi, no? Micosi sono i funghi della pelle. Quindi non è un virus, è una specie di fungo che si parassita, che poi vive in simbiosi con i soggetti colpiti, un po' come abbiamo già detto, un po' come il Venom del film, che è diverso da... Eccolo! Che è diverso dal Venom del fumetto, no? Ma c'è un altro dietro, un babbo di portacci vostra! Scappa, scappa, c'è il Nemesis! Portacci vostra! Oh, ancora un altro! No!
Ma quanti cazzo su? Eccolo, eccolo! Da fortuna mi ha lisciato! Oh, finito i proiettili! Corri, scappa, c'è il Nemesis! Scappa, corri, c'è il Nemesis! Corri, girati! Ma di cazzo su! Ma su tre! Portacci loro! Come faccio? No, impossibile, ragazzi, qua! No! Maledetto! Ah, mamma mia! No, ragazzi, impossibile! C'è tre, me ne sono spuntati fuori! Qua se non c'è un'arma seria non ci puoi andare. Quindi ragazzi, mi conviene quest'area della casa non visitarla per ora. Faccio una cosa, mo tanto c'ho la chiave scorpione. Vado a usare la chiave scorpione. Ecco, la chiave scorpione servirà a ottenere il fucile, che mi sarà utile ovviamente a sconfiggersi delle stronzi. Allora, per prima cosa, qui non ci... Andiamo a prendere le chiavi di cane. Le teste di cane. Che non so, le teste di monaco che diceva un certo youtuber, sono le teste di cane, che poi uno può dire anche se è una testa di cane, invece no. Allora, qui non si apre sto cassetto, manco questo, ok. Mo s'andiamo. Ma io vorrei andare giù a prendere quelle sacche, almeno la prima di quelle sacche, così faccio un po' dei proiettili, che dite? Pia la sacca vado a pia. Sacca sta qua. Eccola, e ce la prendiamo. Allora, quanta energia c'ho? Sempre giallo sto. Ma io mi giro fisicamente perché mi sono stufato di girarmi con la cosa. Però qua devo fare così, la girata 180. Allora andiamo a crearci i proiettili. Quindi polvere da sparo più liquido. E ci siamo fatti i proiettili. Andiamo di qua. Ecco, questa è chiave scorpione, quindi qui la possiamo usare, la chiave scorpione che abbiamo appena usato. Vediamo qui com'è la situazione. Allora, chiave scorpione. Perfetto, piano piano, andiamo cauti, sbirciamo. Ah, questa è la sala da pranzo. Pensavo chissà che stanza era. C'è la sala da pranzo. Allora, la sala da pranzo, ecco qua. Chiudiamo la porta. E andiamo ad usare le teste di cane. Sono tre cani. Cane 1, cane 2, manca il cane 3. Ci manca il cane 3. Il Cerbero. Ok. Adesso devo andare a cercare il fucile che sta di sopra. Ricordate, la stanza dove stava la vecchia. Ma questa abbiamo aperta l'altra volta. Ci serve il fucile quello finto che c'era la vecchia per prendere poi il fucile vero che sta qua. Mi devo andare su. Oggetti che c'ho. C'ho sta roba. Ok. Ok, la vecchia l'altra volta sta qua, ricordate? No, la chiave serpente non ce l'ho. Ah, io dovevo andare a vedere però sti... Ma che? Quando uno dice i squali stanno arrivando, esattamente. Io scappo qua. Allora, la vecchia stava qua? Sì. Chiudi. Ah, qua stava la vecchia. Questa è per la vecchia e questa è per te. Come diceva Alvaro Vitali. Questa è per la vecchia e questa è per voi. Andiamo ad aprire la porta. La vecchia non c'è più. Stava qua l'altra volta la vecchia. Ma questa è la stanza della vecchia, fammi capire. E così io si mi chiudo dentro.
Allora, qui nel cassetto c'è. Allora, gente, signor Baker, come si sente ultimamente? Passato il tempo per il suo ultimo controllo. Ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'aria del cranio sembrano essere colonie di fungine. Colonie fungine, quasi sicuramente correlate alla muffa. Le allucinazioni e i suoni di cui mi ha parlato potrebbero dipendere da queste formazioni. Se la sintomatologia tra le descritte è causata da un parassita fungino, questo deve essere rimosso immediatamente. Non intendo allarmarlo, ma sono preoccupato seriamente per la sua salute. La invito a recarsi in ospedale non appena avrà letto questa lettera, in quanto il suo medico le consiglio vivamente di effettuare ulteriori accertamenti. Allora, quindi questa è la stanza del padre, credo. E comunque sì, c'è questo qua non è un virus, ma è un fungo, come avevo ipotizzato poco fa, poc'anzi, non ricordo se in questa puntata o in quella prima. Abbiamo preso i proiettili del fucile, ma il fucile questo qui è rotto, già lo so, perché nel primo Resident Evil era uguale. Qua ci abbiamo il ferro da stiro, ma se questa è la stanza della nonna, perché c'è il ferro da stiro? Mortacci sua. Avete visto questo? Tanto ci facciamo le erbette. Ok, ci siamo fatti un po' di medichette. Non entra. Nascondi il cotone fuori testa di cane. Così i nostri non potranno uscire di casa. Ho già pensato dove l'orologio appendono nel soggiorno. Là mi dice dove stanno i tre cani. L'orologio a pendolo, l'ho trovato. Il libro nell'area rigativa l'ho trovato. La stanza delle dissezioni del seminterrato. Quindi sotto la stanza quella dove c'è scritto workshop dovrebbe essere. Oddio, questo sta qua fuori, sto stronzo. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. C'è una dentiera, dentiera da nonna. Che cazzo ci devo fare? Perché mi si è bloccato? Non mi sembra più. No. Ragazzi, si è bloccato il gioco, non mi si muove più il personaggio. Perché ho preso la dentiera e il personaggio non si muove più? No, ragazzi, no. Che cazzo di bug è? Ah, no, perché la stavo esaminando. Ok, questa è la dentiera, quindi. Ok, la dentiera, la muffita da nonna. L'abbiamo vista. Devo prendere il fucile rotto. Ecco, l'ho preso. Lo esamino un attimo. Esaminiamo. Oh, mi occupa due slot sto cazzo di fucile. Esamina. Mamma mia, pare che ce l'ho puntato in faccia. Quando vedi la roba in 3D è una cosa di appanica, eh. Ma vediamo un po' se si può usare sto fucile. Si può usare? Giù. Non me lo fa usare perché è rotto. Che testa. Adesso devo cercare di uscire da qua, ragazzi. Andiamo a vedere se sta qua fuori lo stronzo. Allora, ha aperto quella porta. Allora, io mo vado giù, da abbassato. M'ha vissuto, m'ha vissuto! Mortacci! Mortacci suoi! No, no, scappa, scappa, scappa! Scappa, codice Nemesis! Scappa, codice Nemesis! Scappa, codice Nemesis! Vediamo se qua dentro. Oddio. Non c'ho spazio. Come cazzo faccio che non c'ho spazio per prendere il fucile? Cazzo faccio? Certo che sono deficiente. Devo usare qualcosa. Sai come si dice, la famiglia è per sempre. Qua non c'entra, mi sa, eh. Allora,
Se fosse possibile posare qualcosa sarebbe bello, però purtroppo non è possibile posare un cacchio e devo per forza usare un medikit. No, ma pure se uso un medikit non succede niente perché non vado. Mannaggia a me quando ho preso queste cartucce per fucile. Ma cazzo faccio? Non c'ho spazio libero nel menu. Potrei scartare le due cartucce del fucile, ma cacchio. È un peccato, non le voglio sprecare. Dove cazzo sta sto stronzo? Dov'è? Non lo vedo da qua. Sbircio. Sbircio. Devo andare lì alla stanza dello scorpione. Corri, corri, corri. Scorpione, scorpione. Ok. Siamo al punto di salvataggio, ragazzi. Sono un passo al prendere il fucile. Mi manca veramente poco per prendere il fucile. Tanto usiamo il grimaldello qui. E mi prendo le munizioni. C'ho adesso lo spazio per prendere il fucile, che poi è una cazzata perché uno posa il fucile rotto e prende quello buono, no, invece no. In questo gioco non lo puoi fare per la logica di gioco. La solita logica del Resident Evil. Allora ragazzi, nella prossima puntata prenderemo il fucile. Per stavolta finisce qui, ci siamo abbastanza cagati addosso. Alla prossima, ciao ragazzi.